Siamo tutti qui. Manca il sindaco di Beira, ma c'è l'assessore Mitrani, dovrebbe arrivare il sindaco Bartolomeo. Il maestro Sparani arriva di Pompei, probabilmente non riuscirà a raggiungerci, per il resto siamo tutti qui. Allora, io farei in questo modo, mi limito a fare un po' di cerimonia, a dirvi pochissime cose inizialmente, a passare poi la parola diciamo ai veri protagonisti della vita per quanto riguarda il teatro Ariston, a Maurizio per i teatri Emilia, prima Simona, per inquadrare un attimo anche attraverso i numeri cosa sarà la prossima stagione. E poi ci saranno un po' di riflessioni del Presidente Bianchi, dell'Assessore Mitrano e del Sindaco Bartolomeo quando ci raggiungerà, prima delle vostre riflessioni, delle vostre domande. Allora, questa è la quarta stagione, è il quarto anno di attività, per noi è già un piccolo record, considerati i tempi difficili che viviamo, le difficoltà a tutti i livelli, per quattro anni di fila stiamo riuscendo a portare avanti diciamo, una programmazione che ogni anno si arricchisce sempre di più. Ed è il secondo anno di questo esperimento dei teatri di Winterthur, cioè del tentativo di creare un filo rosso che lega i tre teatri oggi esistenti a tutti, e cioè il teatro Ariston, il teatro Alberto III e il teatro di Vigio. Come sarà questa stagione? Io nel prendere come faccio sempre per raccogliere un po' di idee, ho detto mi piacerebbe intitolarla la migliore offerta. Cioè noi se sfogliate questo piccolo gruppo che abbiamo fatto, cioè la brochure della stagione, ci rendiamo conto che stiamo di fronte a qualche cosa, a mio avviso, di eccezionale. Cioè eccezionale non solo nella quantità di offerta che queste due città mettono sul territorio, mettono in piedi sul territorio, ma anche per la qualità e per la diversificazione. Quel parco culturale, no? Di cui tanti ci siamo innamorati qualche anno fa, cioè quella necessità di portare diciamo, una cultura che non fosse solo elitaria o settaria, ma che potesse in qualche modo raggiungere tutti gli strati della popolazione, diventare un elemento a disposizione di ogni soggetto. Oltre ai giornalisti che abbiamo inviato qui, ci sono anche tutti quelli che ormai stabilmente non parlano per noi. Penso per esempio a Izzi, che ci aiuta ormai permanentemente in tutte le attività, o ad altri due soggetti che poi Maurizio presenterà, che quest'anno, diciamo per la prima volta, arrivano a darci una mano e offrire al contesto delle cose nuove, inedite. Quindi è un programma straordinario, ricco. E per una volta noi in questa presentazione io vorrei fare una proposta di attenderci dal lamentarci con le cose, cioè voglio dire, insomma, per una bella giornata, per un bel posto, cioè lasciamo perdere tutte le cose, i soldi, la comune, convenzioni, cioè va tutto bene, nel senso che abbiamo, nel senso che insomma andiamo avanti, finché la barca va, noi a questo punto siamo obbligati, cioè, chiudiamo gli spot che non abbiamo prodotto, non abbiamo potuto, però sui siti voi li trovate, ci sono due spot, uno che riguarda i teatri della stagione che parte oggi sostanzialmente e un altro il Formio Festival. Quello della stagione chiude con la cultura che resiste. Diciamo che è una resistenza piacevole, poi non è che stiamo fare una resistenza proprio. E abbiamo delle difficoltà, però noi vogliamo partire con grande ottimismo. Guardate che il programma dell'Ariston, poi ve lo dirà la vita, è un programma molto bello, popolare per un verso e diciamo molto attrattivo per l'altro, quindi è un programma straordinario. Il programma che abbiamo messo noi in piedi come teatro di Winterthur, grazie soprattutto a Maurizio che ormai è la nostra guida artistica in questo percorso, è il programma più ricco di quello dell'anno scorso, più diversificato, addirittura ci siamo lanciati in questo grande casino e di crisi che c'è, facciamo due produzioni, cioè noi abbiamo la sfrontatezza di andare veramente contro il corrente e lanciare
avvantaggiarci in due produzioni. Una produzione è assolutamente folle, perché noi mettiamo in scena il 1° novembre addirittura il grande inquisitore, cioè una cosa che già di per sé non è proprio così, ma ha un senso, c'è dietro una riflessione che abbiamo fatto e stiamo facendo, che vorremmo anche riuscire a coniugare portando tra foglie di eta qualche illustre personaggio, cioè sul potere, sulla della religione, su tante cose. E ne facciamo un'altra di produzione legata a un nostro vecchio progetto che avevamo in piedi, finanziato a suo tempo dalla regione. Noi per 2 anni, quasi 3, abbiamo fatto un progetto, abbiamo realizzato un progetto che chiamammo Cibi Amore, di contrasto ai disturbi alimentari che è diventato lo scienziale. È stato un progetto di informazione e formazione, con il quale abbiamo coinvolto tutte le scuole del territorio, abbiamo fatto tante iniziative. Lo riprendiamo attualmente con una rappresentazione teatrale, ma anche con tutta una serie di attività in una settimana, la cosiddetta settimana di Fiocchetti Lilla, perché c'è questa iniziativa annuale che si fa a marzo, se non ricordo male, che è appunto la giornata dedicata a livello nazionale dedicata a questo fenomeno, che è un fenomeno purtroppo in grande crescita, sotto traccia, anche nel nostro territorio, e che quindi noi contribuiamo a fare legge. Quindi le due produzioni, vi dicevo, e tante altre cose simpatiche. Prima di passare la parola a Simone, che vi illustra, diciamo, esattamente che cosa accadrà nella prossima stagione, un piccolo accenno al Forme Festival sul 900 che partirà il 1° ottobre. In sala c'è la dottoressa Velotti, che della Fondazione Alzaia, che è il nostro ente strumentale che ci aiuta a mettere in piedi queste cose, che poi è a disposizione eventualmente alla fine di questa conferenza stampa, se ci sono domande o comunque già prime cose da sapere rispetto al festival, sul quale noi torneremo in un'altra circostanza con il comune di Formia, diciamo a ridosso del 1° e del 2 ottobre, quando saranno anche annunciati i vincitori dei premi. Io mi fermerei qui e passo la parola a Simone per diciamo un'illustrazione di carattere generale su ciò che accadrà nella stagione 2014-2015. Prego. Allora, andiamo per colori, così è più facile. Teatro Emilia del Golfo, siamo viola, questa è una diatriba. Contro Maurizio, che dice che porta sfide. E qui lo diamo. Teatro partecipato per appunto. Allora, nel caso del Teatro Emilia del Golfo sono 3 teatri, quindi il Teatro Alison, il Teatro Berto Brecht e il Teatro Emilio Comune, che sono sia 3 teatri che 3 che si mettono insieme per la programmazione, ma sono anche luoghi fisici, quindi tutti gli spettacoli si dividono da questi 3 teatri, quindi sono interessate 3 città, 2 città, Formia e Gaeta, e 3 tipologie diverse di soggetti e di teatri, quindi il Teatro Emilio Comune, che è un teatro pubblico, il Teatro Berto Brecht, che gestito da un'associazione, e il Teatro Alison, che gestito da un privato. Quindi non sono soltanto, diciamo, 3 teatri in luoghi fisici, ma sono 3 programmazioni che si intrecciano e 3 soggetti diversi che collaborano. Cosa? Allora, tutta la stagione dei teatri in del Golfo, quindi che sarebbe quella curata, inizia con 73 eventi, con 90 giornate impegnate, 11 stagioni, cioè 11 rassegne, 2 produzioni, come dicevamo prima, quindi anche 2 prime internazionali, perché queste 2 produzioni firmate Teatro Emilia del Golfo, poi andando in giro per l'Italia, in diversi circuiti, quindi porteranno fuori il nome dei Teatri Emilia del Golfo. E quindi le 2 prime si terranno nel nostro territorio. E poi chiamare 2 appuntamenti tradizionali, che sono il premio di Emilio Comune, che anche quest'anno è arrivato alla seconda edizione, e si svolgerà il 7 gennaio, e il 25 aprile, che è la giornata della liberazione, che noi come Teatri Uniti ricordiamo sempre, quindi organizziamo una serie di eventi. Quest'anno anche a Emilio Comune faremo la giornata della memoria, e quindi sempre come Teatri Uniti del Golfo. Questi sono, diciamo, gli appuntamenti tradizionali che anche quest'anno verranno confermati. Quando? 8 mesi, quindi da ottobre a maggio, perché il primo spettacolo della stagione di Teatri Uniti si svolgerà il 25 ottobre. E
invece quanto allora quest'anno ci sono tre abbonamenti, tre tipologie di abbonamenti. Io sono sempre dal Gale Teatro del Golfo. C'è la prima tipologia di abbonamento che è Teatro del Golfo, Teatro Alberto Brecht e Teatro Remigio Paone. E qua ricorda 75 euro e comprende la stagione senza sipario e la stagione d'attore, come la chiamiamo noi, che sono 9 spettacoli che si tengono al Teatro di Giovone di sabato e di domenica. La stagione classicamente, che sono 3-4 concerti, che è curata questa stagione da Salvatore Lombardi, e poi c'è Racconta Danzando, che c'è anche qui il curatore. E poi il cinema d'attore. Questa è una delle novità di quest'anno, perché abbiamo pensato di mettere su una rassegna di cinema che non è proprio un cinema, è una rassegna dedicata a un regista in particolare, che è Robin Williams, che è appena scomparso, quindi ci serviva doveroso l'omaggio all'attore scomparso, e quindi faremo una rassegna con tutti i suoi film più belli che si tra l'inizio di lunedì, e in particolare il primo lunedì del mese. E poi c'è la seconda tipologia di abbonamento, che è Teatro Unito del Golfo, Stagione Generale Alson, quindi sono gli spettacoli che si svolgono fisicamente all'Alson, che vabbè, trovate nel programma. Ci sono tre diverse tipologie di abbonamento a seconda ovviamente del posto che Alson ha, i posti in grado. Poi c'è una terza tipologia di abbonamento, che non la trovate ancora qui perché è in corso di preparazione, che è una delle novità di quest'anno, che è l'abbonamento per famiglie a teatro, che è l'altra stagione che si svolge al Teatro di Medio Comune, curata in collaborazione con il Teatro Alberto Brecht, l'IPAB e gli altri Unini, che è quella per i bambini, che si svolge la domenica alla Medio Comune, che ha un'entrata di biglietto singolo di 4 euro, e quindi si sta ragionando su una formula di abbonamento e sono 40 euro. E questo, diciamo, è il quadro di quanto in teoria costa. Poi abbiamo la possibilità della card. La card di Teatro del Golfo, questo è il secondo anno che la proponiamo, costa 5 euro e viene data invece in omaggio agli abbonati, ed è praticamente una ulteriore possibilità che si dà a chi semplicemente non ha vuole acquistare un abbonamento, chi è già abbonato e per esempio è abbonato al Brecht e vuole andare a vedere uno spettacolo all'Alson, oppure è abbonato all'Alson e vuole venire a vedere uno spettacolo al Brecht. Quindi la carta degli anni minimo, mangio dei giornalisti in cartellina, è praticamente una ulteriore possibilità. Quindi c'è l'ingresso gratuito per la rassegna di cinema, c'è l'ingresso ridotto, e questa è un'altra novità, agli spettacoli di teatro partecipato della stagione colorata in azzurro, c'è il 30% di sconto sull'iscrizione alla scuola di teatro Alberto Brecht, ci sono una serie di attività culturali, una serie di negozi convenzionati che è possibile ovviamente cercare poi su internet e sui diversi siti. E noi ci teniamo soprattutto a sottolineare la possibilità di acquistare la carta del centro commerciale naturale, questa è un'altra collaborazione che noi ci teniamo insomma, a conservare, che sono appunto i negozi convenzionali con il centro commerciale naturale e le torri, che hanno fatto una carta speciale per gli alimenti del gruppo e quindi si può sentire anche in questi sconti. Poi questo era, diciamo, gli alimenti del gruppo. Adesso andiamo al teatro partecipato. Anzi, Teatro del Golfo, ho detto le due novità. La novità di poter festeggiare il proprio compleanno per i bambini a teatro. Questa è una cosa importante perché ovviamente avvicina al nuovo pubblico, c'è la possibilità di avere ancora i piedi a penzoloni e tutte le diverse poltrone ogni domenica, che è sempre una gioia, e quindi quest'anno abbiamo pensato a questa formula del compleanno a teatro. Praticamente si paga invece il biglietto di 4-5 euro, un euro in più, e si dà la possibilità ai bambini di avere tutti i posti in prima fila, c'è il auguri, il festeggiato, la possibilità di fare le foto con gli attori, di venire a teatro, di fare la porta a fine spettacolo. Ci sono gli inviti personalizzati, quindi girate la voce. Poi c'è invece la possibilità di comprare biglietti online. Questa è una richiesta che ci hanno fatto nel tempo, quindi sarà possibile sui siti internet comprare, tipo tutto anno, capisci, i propri biglietti della stagione senza sipario, della stagione famiglia a teatro, anche su internet. E questo ce ne vediamo con noi. Per quanto riguarda invece il teatro partecipato, quello colorato in azzurro, per chi non sapesse così, il teatro partecipato è la stagione che si fa al Teatro di Medio Comune e che è in realtà il contenitore di tutte le diverse associazioni, cooperative, compagnie, amatoriali, professionisti, che abbiamo nel territorio, che facevano richiesta di utilizzare
poi caratterizzato il teatro del Mezzogiorno negli ultimi anni, che diventava effettivamente una risorsa. E quindi sono 15 associazioni coinvolte, 20 eventi, si svolge al teatro del Mezzogiorno da settembre a maggio, quindi sono 9 mesi, e inizierà il 27 settembre, cioè il primo spettacolo. Ovviamente anche quest'anno c'è il quanto per il teatro del Mezzogiorno, che l'anno scorso non riusciamo mai a capire, a parte gli spettacoli che si saranno all'ingresso libero, oppure così cavallo andrebbe in licenza, si sta ragionando, e oggi speriamo di finirlo insieme a loro, a un abbonamento, quindi il quarto abbonamento, nel teatro partecipato, quindi la possibilità che anche questa stagione che si fa solo al teatro di Giorgio Paone possa avere un abbonamento. Quindi adesso le diverse compagnie si uniranno e avremo la possibilità di poter annunciarlo. E quest'anno, come ho detto prima, anche i teatri uniti rientrano nella CAD, quindi sarà possibile avere il biglietto ridotto anche per la stagione nel teatro partecipato che si svolge al Reggio Paone. Questo, diciamo, è il quadro di quello che succede quest'anno. Tra le novità fondamentali, che adesso sicuramente la parola adesso vedrà, sono le due stagioni che rientrano nella, ovviamente, negli teatri uniti, quella della stagione classicamente, della stagione raccontata al fatto, quindi di musica classica e di danza, che erano un po' le due mancanze che spesso ci venivano sottolineate dal nostro pubblico. E poi, se ho dimenticato qualcosa, per come adesso abbiamo qualcosa. Ok, grazie Simone. Passerei adesso a Rita, la splendida stagione che sarà costruita per Prego. Sì, nell'ambito appunto più ampio del cartellone dei Teatri Uniti del Golfo, il Teatro Ariston presenta la sua nuova stagione, una stagione che riprende una formula fortunata che ha avuto un buon riscontro di pubblico lo scorso anno, quindi con un calendario breve ma che coniuga qualità e intrattenimento con l'intento e la speranza di raggiungere un pubblico il più vasto possibile. Ospiteremo sul nostro palcoscenico grandi nomi del teatro italiano e in particolare della tradizione napoletana come Carlo Bucci Rosso, Lina Sassi, Luca De Filippo e Biagio Izzo, e poi ci sarà la consueta incursione di un attore-autore che il teatro Alberto Bretto ci ha fatto conoscere male e che ha conquistato anche il nostro pubblico, Sergio Vespertino, e, che porterà il suo nuovo lavoro Saggissima Balena, accompagnato da Pierpaolo Pellica. Andiamo con ordine, abbiamo mercoledì 19 novembre con Carlo Bucci Rosso con il suo nuovo lavoro, uno straordinario e generosissimo uomo di teatro, veramente attesissimo dal nostro pubblico, il titolo del lavoro è Una famiglia quasi perfetta, e poi il 10 dicembre ospiteremo Lina Sastri, che ci accompagnerà in viaggio attraverso le più belle canzoni napoletane, con uno spettacolo diventato un classico, uno spettacolo concerto, Lina Polina, Le stanze del cuore, qui sarà accompagnata da otto musicisti d'arrivo. E poi grande onore per noi avere il 29 gennaio Luca De Filippo con la sua compagnia, è una delle compagnie più esilaranti di Edoardo, Sogno di una notte di mezza spornia. E chiuderemo invece l'ultimo spettacolo, ecco, questi quattro spettacoli sono in abbonamento, quindi con Biagio Izzo in una commedia, questa volta L'amico del cuore, una commedia scritta e diretta da Vincenzo Salemme, e poi fuori abbonamento, come vi dicevo prima, questo viaggio che ci farà compiere Sergio Vespertino accompagnato da Pierpaolo Petta nella sua città strategicissima Palermo, sempre con la sua consueta leggerezza, lirismo e comicità. Questo è la nostra stagione serale, naturalmente questa proposta è arricchita da tutte le proposte di teatro scuola, con la rassegna dei Cellodi che organizziamo ormai da tantissimi anni con il teatro Bertolt Brecht, con la direzione artistica di Maurizio Stammati. Avremo sul palcoscenico le migliori compagnie di teatro ragazzi nazionali, sono 7 spettacoli rivolti agli alunni dai 4 ai 18 anni, ospiteremo la compagnia degli Sbuffi di Castellammare di Stabia, l'Orco del Teatro dei Teatri Comunicanti di Porto Sant'Elpidio. 2 giornate saranno dedicate all'evento, alla giornata della memoria, con La valigia dei destini incrociati, il testo scritto da Alessandro Izzi e con la regia di Maurizio Stammati, che ha avuto un ottimo riscontro sia da parte degli insegnanti che degli alunni, che riproponiamo ovviamente con piacere quest'anno. Il 20 gennaio ospiteremo sempre nell'ambito di questo evento speciale per la memoria una compagnia di Napoli, Magazzini di Millennium e Feshua. A seguire ancora una delle compagnie più antiche e prestigiose italiane,
Italia, il Teatro del Drago di Ravenna con Fagiolino a Seno d'Oro, a febbraio il Fischio della Papera, una produzione congiunta di Esterre e Teatro Bertolt Brecht con la regia, le musiche e il testo di Ambrogio Sparagna, e chiudiamo questa bella rassegna in Teatro Ragazzi con un classico, Il Piccolo Principe, portato in scena dal Teatro dell'Acquario di Cosenza. A questo aggiungiamo due consueti appuntamenti con il Teatro in Lingua, con una compagnia che ospitiamo anche questa da tantissimi anni, il Parchetto Stage, 12 gennaio 2015 il Teatro in Lingua Inglese Fame, e il 7 marzo 2015 il Teatro in Lingua Francese, Le Conte di Montecristo. E poi avremo tutte le nostre attività di cinema scuola, mi piace ricordarle anche perché ecco, una parte del nostro lavoro che amiamo tanto e che realizziamo sempre con la collaborazione preziosa e sostituibile di Alessandro Lizzi, e riprenderemo i nostri percorsi di proiezioni guidati, laboratori di tecnica cinematografica, siamo per formare una nuova giuria del Dario di Donatello per le scuole, da pochi giorni è tornata da Venezia una nostra giovane giurata, quindi un'iniziativa prestigiosa che ospitiamo da 16 anni e realizziamo in collaborazione con la G-Scuola Nazionale e l'Ente Dario di Donatello. Insomma, ecco, dopo un nuovo giro di boa di un altro decennio di attività, perché lo scorso maggio abbiamo festeggiato i nostri 60 anni, il Teatro Ariston continua a raccogliere la sfida e guarda avanti, Giovanni ha detto dobbiamo essere ottimisti, e quindi resistiamo e andiamo avanti, anche se, ecco, se una cosa volevo sottolineare, che davvero c'è tanto lavoro, tanta fatica, tanto impegno dietro questo cartellone, dietro questo programma, dietro queste iniziative, che forse non arriva o non viene percepito proprio fino in fondo da chi ci guarda dall'esterno, sempre aperti, sempre con le luci accese, col sorriso da togliere il più. Quindi le difficoltà, come sapete, sono tante e sono forse sempre più ardue, però ecco, quello che voglio solo sottolineare è che ecco, una struttura come la nostra veramente ha senso di esistere solo se viene veramente considerata una risorsa per tutti, per tutta la collettività, e viene difesa ma anche sostenuta da tutti, perché i piatti sono luoghi preziosi. Grazie Rita. Prima di passare alla parola. Prima di passare la parola a Maurizio, riprendendo un attimo quello che diceva, certo, io mi sono messo negli ultimi giorni a verificare un attimo ciò che accade nella provincia di Latina in termini culturali. Ora è chiaro, difficile, riusciamo a vedere le cose se ci mettiamo un po' da lontano, riusciamo a vedere un po' meglio. Ciò che si fa tra Formia e Gaeta è praticamente quasi il 50% di quello che si fa in tutta la provincia. Questo programma è una roba straordinaria. Io non posso che continuare per sempre a ringraziare te, Maurizio, tutti quelli che hanno mantenuto e mantengono viva una presenza culturale estremamente importante. C'è chi riesce a coglierlo con facilità, chi è un po' più distratto, l'amministrazione più attenta, però al di là di tutto, cioè, è con orgoglio che dobbiamo dimenticare una presenza straordinaria, cioè questo programma è talmente fitto che la grafica ci ha messo un qualche giorno vicino, cioè, è la roba e per tutti, cioè nel senso che veramente si offre a tutti, quindi questo è l'orgoglio con il quale noi ci presentiamo, ecco, la migliore offerta. Io penso che possiamo sempre migliorarci, ma stiamo a un punto già molto alto di diciamo qualità e quantità di offerte culturali che abbiamo. Passerei la parola a Maurizio, prego. Bene, grazie, già in effetti sono state dette tante cose, quest'anno sembra quasi di vivere la concretizzazione di un piccolo sogno, perché veramente vedere concretamente realizzato un programma così importante e soprattutto vedere realizzata la possibilità concreta di relazioni importanti che si sono messe in moto e che hanno costruito
e quindi hanno realizzato quello che un po' era il nostro sogno nel vedere la nostra, il nostro territorio. Sempre ce lo siamo immaginato, lo diciamo sempre, come Venezia poteva apparire ai primi veneziani, cioè tante isole in qualche modo scollegate tra di loro. E i veneziani si sono rimboccati le maniche e hanno cominciato a costruire i primi ponti, i ponti celi, che hanno unito calle, hanno unito vicoli, hanno unito strade. Penso che quello che piano piano si sta faticosamente mettendo in piedi è una bella Venezia della cultura del nostro territorio, che è fatta di teatri piccoli, medi, grandi, antichi, storici, pubblici, privati, che in qualche modo si rendono conto che la cultura come traino sia della civiltà, ma anche traino dell'economia, non può non sussistere se non ci si mette insieme, se non ci si mette realmente in rete, dove ognuno mette a disposizione dell'altro quello che ha e un po' qualcosa dovrà pure rinunciare, ma quello che ci si guadagna tutti insieme è questa bella rassegna, questo bel programma dove addirittura abbiamo il problema concreto, reale, di far arrivare a tutte le informazioni delle tante cose che si faranno. E questo è uno dei problemi che con voi giornalisti sicuramente avremo da discutere, da mettere in piano, perché effettivamente, come il direttore Gabriel diceva prima, l'idea di questa nuova stagione è una stagione veramente trasversale, veramente che raggiunge, vuole raggiungere tutti i pubblici possibili, tant'è che mi si configura quasi come proprio un vero centro di formazione per il nuovo pubblico, cioè sembra il nostro programma un programma di formazione per il pubblico, perché dai bambini agli adulti, passando per le tante varie discipline dell'arte, il programma dei teatri del Golfo quest'anno davvero è come se fosse una grande scuola per i pubblici che parteciperanno. Ora non mi soffermo sulle tante cose che come Bertolt Brecht in qualche modo organizziamo insieme a loro. La nostra ammiraglia delle stagioni è la stagione senza sipario, la stagione del teatro d'abbonamenti, che quest'anno avrà dentro autori, registi, attori trasversali nei loro generi, ma tutti di altissima qualità, dagli storici della nostra stagione, Ugo Chiti, Bianca Azzurra, Alessandro Benvenuti, ma anche Palermo presente con gli Alicantus, con Ernesto Maria Ponte, e un attore straordinario che noi del Brecht conosciamo da tanti anni, che è un attore non vedente, Gianfranco Berardi, che è un esempio di qualità e di coraggio. E quindi una stagione veramente apertissima, e mi preme ricordare a tutti, soprattutto alla stampa presente, abbiamo bisogno di voi, perché il 90% di questo programma è realizzato con le nostre forze, cioè è un programma sostenuto unicamente da chi lo realizza, cioè, quindi l'intervento pubblico all'interno di questo meccanismo è esiguo rispetto al rischio e al coraggio di impresa che è stato messo in campo e sul tavolo perché i teatri di Libri del Corpo possano fare quello che facciamo. Ci reggiamo effettivamente quasi esclusivamente sulla rete del pubblico, cioè lo sbigliettamento, l'abbonamento, tanto per l'Ariston di Gaeta, per il Brecht, per il Remigio Paone, è il centro del nostro sostentamento. Quindi l'aiuto che chiediamo alla stampa è un aiuto importante, divulgare e spingere il pubblico a venire nei nostri teatri significa aiutare noi ad avere coraggio il prossimo anno per continuare ad investire, perché sapete benissimo che non dobbiamo aumentarci e non lo faremo, però sappiate che veramente c'è un rischio molto alto. Alzare la qualità è giusto perché il territorio lo chiede qualità, perché in questi anni abbiamo lavorato ad abituare, ad educare il pubblico a chiedere qualità, ma la qualità costa,
e questi costi oggi sono sostenuti dalle piccole e medie imprese che stanno investendo in quel, coraggiosamente dico, in questa avventura. Abbiamo dato ascolto al pubblico, abbiamo voluto inserire nel nostro abbonamento anche una stagione concertistica breve, adesso, ma importante, con il maestro Salvatore Lobato, che purtroppo non è riuscito a raggiungerci. Classicamente sono 4 appuntamenti, e poi l'altra cosa che ci premeva tanto, anche parlando con il direttore, con il presidente, era aprire il nostro teatro, il Teatro Lucio Paone, alla danza. E abbiamo voluto creare un ponte con una importante compagnia, Excursus di Roma, che qui è stata presentata da Theodor Rabile. Io vorrei chiamare un attimo a presentare questa commessa che iniziamo, una piccola stagione di 3 appuntamenti di teatro danza, perché anche il linguaggio della danza possa in qualche modo intervenire in una stagione importante come la nostra. Quindi in un abbonamento, in sintesi, i nostri abbonati avranno 3 possibilità: verranno a vedere il teatro d'attore, verranno ad ascoltare i concerti della stagione concertistica e a godersi 3 interventi di teatro danza straordinari. Prego, teatro. Grazie, venuto apposta. Grazie. Io sono felicissimo per stare qui. E puoi dire pure correttamente il tuo cognome? No, è giusto. Si chiama. Purtroppo è scritto con una doppia V e un Y, che non crea tante difficoltà. Però è come una V e una I. Allora, sono felicissimo di poter venire qui, sono felicissimo che Maurizio mi ha chiamato per curare questa piccola stagione, e io credo con la danza bisogna cominciare un po' proprio da zero, non che non sia conosciuta la danza però appunto la danza è conosciuta come televisione e poi è conosciuta, diciamo, come scacchetti da punta, tutù, le forme, diciamo, più classiche nell'immaginario, perché magari nemmeno dal vero, però e poi è conosciuto come scuole, cioè come attività del tempo libero, come attività artistica, anche educativa, ma è molto meno conosciuta come prodotto da andare a vedere a teatro, ecco, in un luogo, come diceva lei, è così importante quella. Il teatro è un luogo importante nelle città. Purtroppo nella provincia di Latina ci sono pochi teatri perché c'erano tante paludi e in quei luoghi che ancora sono. I paludi ci vengono da tutte le città. Non è un caso che qui c'è. Qui dove c'è una tradizione di teatro, dove c'è l'edificio. Ma se voi andate un po' più a nord, non c'è nemmeno l'edificio, quindi non c'è l'abitudine di pensare all'edificio teatro all'interno della città, all'interno del luogo. E questo ci pone grossi problemi, ecco. Allora, sono contentissimo anche che Maurizio abbia chiesto una piccola stagione, proprio perché deve cominciare da capo, e quindi pochi appuntamenti con una danza che è da teatro, è fatta per il teatro, per il palcoscenico, e che riesce a incontrare, credo, comunque il senso della danza, no? Quello che conosciamo, cioè c'è qualcuno che gira, che salta, fa delle cose e danza. Allora, questo sicuramente si riuscirà a riconoscere. E poi l'altra cosa, visto che ci troviamo di fronte a un pubblico teatrale, perché qui la danza non c'è, e abbiamo ottenuto in qualche modo scegliere dei lavori che possano, che abbiano questa idea del racconto, di raccontare qualche cosa. Come sapete, la danza contemporanea è un, è
è un ambiente vastissimo dove le proposte possono essere veramente molto molto diverse. Venendo qui abbiamo detto, vabbè, per questa prima volta vogliamo qualche cosa che racconti, che ci sia una narrazione dentro, anche senza parola, però che ci sia una narrazione. Quindi avremo a dicembre la compagnia Excursus con Colori Proibiti, è un lavoro diciamo che si è basato su un testo letterario, su Mishima, è un trio molto severo dentro una, ma con tanta bella danza, insomma molto coinvolgente. Poi il 4 gennaio c'è la compagnia Kakama, la compagnia Kakama è anche di Roma, loro fanno lavori che vanno proprio in direzione del teatro danza e curano anche la stagione del teatro Tor della Monaca, quindi sono in qualche modo a casa nel teatro, e quindi loro negli ultimi anni hanno fatto questi lavori e a me sono molto piaciuti. Qui porteremo Come un bambino abbandonato nello specchio dell'armadio e e poi chiude la stagione ancora la compagnia Excursus con un lavoro più dove sono in sei, dove c'è proprio tanta danza, tanta armonia, e si chiama Dies Festi, è un po' una celebrazione proprio del anche della leggerezza della danza, ma proprio del rapporto tra coreografo e danzatore, è un bel lavoro, ecco. Loro sono impegnati nella prossima settimana e anche da tanto tempo in un festival, perché sono organizzatori del festival di danza a Fondi, sì, non solo. Sì, allora, noi da 4 anni abbiamo questo festival con l'associazione 369 gradi e noi organizziamo un festival con una soluzione del Ministero, quest'anno per la prima volta un piccolissimo contributo della Regione, è un festival di danza, è l'unico festival, uno dei pochissimi festival al sud di Roma in assoluto, e, però non è solo a Fondi, diciamo è a Fondi quest'anno, poi a Maenza, a Itri e a Latina. Facciamo un lavoro proprio di partire dallo zero, nel senso che abbiamo, ci siamo messi anche in rete con Core, con il coordinamento della danza contemporanea e arti performative del Lazio, che invece ci sostiene con altre azioni, quindi noi lavoriamo un po' come spettacolo, un po' come residenza per artisti, piccole residenze, che poi noi chiediamo agli artisti anche di confrontarsi con il luogo, con i cittadini, quindi dei laboratori, degli incontri costruiti. E adesso soprattutto danza con un'infusione nella musica e nel teatro, e va da settembre a novembre, e comunque io sono molto aperto anche a spaziare di più e spostarmi un po' più a sud con questo pezzo. Grazie. Prima di passare la parola all'assessore Mitrano, volevo ricordarvi, e qui farvi anche auguri, Maurizio con il Petto Frec partiranno tra pochi giorni per diciamo per me in Albania, quindi lì come un bocca a lupo. A lavorare con il più grande campo Rom d'Europa, con i bambini Rom, per 15 giorni per fare un grande laboratorio con loro, la quale verrà probabilmente verrà realizzato un docufilm, quindi una cosa, un progetto grande che ci fa piacere. Dal
21 settembre. Sì, buongiorno a tutti. Dunque, mentre tutti parlavano, davvero mi sono passate per la testa diverse riflessioni, sarò breve, però sono davvero tante le cose che si potrebbero dire. La prima è ovviamente una grandissima gioia per un programma, io credo, tu dicevi nel territorio, beh, io credo che potremmo dire che davvero non so se c'è intorno a noi, anche stendendoci un po' più in là, un'offerta così variegata, così importante, e questo davvero non ha nessun merito nella parte delle amministrazioni. Io credo che l'unico ruolo che io sento di rivestire oggi, ma credo che noi dobbiamo avere, quello di dire grazie a chi propone una offerta culturale così importante in questo momento, e non dico banalità, ma sappiamo a che cosa mi riferisco, anche perché da poco ci siamo interrogati, grazie all'invito di Maurizio, su come sollevare il problema culturale in questo momento storico. Io credo che mettersi insieme e proporre grandi qualità, certo con questi sforzi enormi, forse questa è una delle soluzioni possibili. Però voglio anche dire un'altra cosa, perché mentre parlavate ho pensato che un'offerta come questa, che mette insieme queste esperienze così diverse, rende anche il teatro, restituisce al teatro una sorta di importanza che forse aveva nell'origine stessa del teatro, che è nato come commedia, come tragedia, quindi non solo nella parte di riflessione catartica, ma anche di ironica rappresentazione della realtà, come lo specchio della società, come l'uomo che riflette su se stesso, su quello che ha davanti, sulla politica, sulle storie, no, della vita. Quindi io credo che questa programmazione vada anche vista sotto questo punto di vista, come prendere il teatro e farne ancora di più come lo era forse originariamente, il modo in cui la società riesce a riflettere su se stessa, a porsi degli interrogativi giusti, a trovare forse delle risposte. E però devo fare una piccola parentesi sul caso Gaeta, perché è vero che Gaeta rappresenta un po' un caso particolare, perché è vero che il teatro, adesso non faccio una battuta, sembra un po' di tutti quanti noi cittadini, perché è un'istituzione un po' più importante forse delle istituzioni, che hanno cambiato tanto volto. Invece il Teatro Arsa è rimasto lì con un volto splendido, elegante, da 60 anni, e per tutti ci ricordiamo, io lo dico sempre quando vado dell'Arsa, la prima volta che siamo andati al cinema, al teatro, l'abbiamo fatto lì e lo ricorderemo per sempre, e se abbiamo un rapporto positivo col teatro, col cinema, è grazie a chi ha fatto di questo un impegno che vale la vita. Io credo che Rita e la sorella riescano con il loro impegno a mantenere quello della famiglia che ha Gaeta, però le difficoltà sono tantissime, e io, noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare un contributo che davvero per noi è grande nel momento di crisi, ma io credo che sia sempre piccolo. Abbiamo fatto con il Teatro Arsa una convenzione che dà al comune la possibilità di avere la loro sala e di offrirla a quelle manifestazioni. Convenzioni che potenzieranno anche in termini. Che potenzieremo. Sì, ma poi mi è venuto in mente un'altra cosa, perché poi veramente le cose sono tante. Però noi l'anno scorso abbiamo provato, al di là della convenzione, anche a fare una rassegna di teatro amatoriale, perché ora ci sono tantissime associazioni che vogliono fare il teatro a livelli diversi. Abbiamo fatto una stagione intitolata Robertino Vieto, che era una cittadina di Vieta che purtroppo non c'è più. Beh, potrebbe questa essere una cosa che potremmo vedere all'interno di questo programma sul teatro partecipato, ad esempio, che potrebbe avere Gaeta come altro soggetto anche per questa parte. Potremmo anche pensare a allargare l'offerta, certo con un aiuto diciamo dell'amministrazione, l'offerta del Teatro Arsa anche alla musica, perché da poco Gaeta ha una sede, io lo devo dire sempre più forte, perché siamo riusciti ad avere Gaeta una sede distaccata del Conservatorio di Latina grazie agli sforzi per fare questa convenzione. Tutti i ragazzi che vogliono studiare la musica nel nostro territorio non devono più andare a Latina, ma possono venire a Gaeta, quindi ditelo, c'è il pianoforte, il violino, il tanto, tutti gli strumenti, e so che loro metterebbero a disposizione anche la loro orchestra, quindi magari l'anno prossimo possiamo pensare a un paio di appuntamenti. Ma già da quest'anno? Già da quest'anno, cioè, vediamo. Noi abbiamo stato un solo centro, proprio perché vediamo. Vedete, vengo. E poi ha detto Rita è da cinema, i ragazzi a vedere i film devono andare al cinema, noi li portiamo al cinema, con Rita facciamo degli appuntamenti.
appuntamenti anche di, diciamo, importanti. Abbiamo, sono 3 anni che facciamo ad esempio degli appuntamenti dedicati all'integrazione, al film che Cinema del cuore con un titolo bellissimo. Quest'anno forse proveremo anche noi qualcosa di diverso per il 2015, il centenario della prima guerra mondiale, e inviterò anch'io, come è stato fatto dal carissimo direttore, a partecipare, sicuramente ci darà una mano. E poi l'ultima cosa, e poi concludo, giuro, è la bellezza di vedere l'osmosi tra queste due città, che è così difficile, noi la diciamo tanto, si facciamo le iniziative del Golfo, è bellissimo, però sono difficili poi da mettere in pratica. E invece in questo modo io vedo, io devo dire la verità, nell'ultimo periodo si vede sempre più spesso il bel contratto venire a Gaeta, magari alle statue di altri cittadini gaetani venire a Formia, e grazie a questa regia credo che questo sia l'unico o il migliore degli esperimenti che vanno in questo senso. Quindi complimenti. Grazie a te assessore, grazie a te. Devo dire che il sindaco Bartolomeo ci ha mandato un sms, perché però sentivo qualcosa, che è una giornata fortunata, non viene, non può venire, ma perché è diventato nonno, quindi per confrontarci con lui. Io darei la parola al presidente dell'IBA, Piero Bianchi, per un intervento conclusivo, prima di passare alle vostre domande e alle vostre riflessioni. Prego. Grazie Giovanni, buongiorno a tutti, sono Gianni Aldo. Allora, che posso dire? Io sono il presidente della presentazione dell'IBA, posso dire solo grazie a voi tutti. Grazie a voi tutti, perché se noi abbiamo entusiasmo a fare queste cose è veramente grazie a voi. Io questa mattina sono partita alle 6 da Roma, sono qua, sono venuto qua, perché pensavo di trovare via con un domani, la volta è successo con arrivare in Italia. Ma erano le 1, arrivo alle 9. Addirittura arrivano tardi. Erano le 11. Allora, veramente sono entusiasta, perché ma intanto però io devo dire una cosa con molta molta franchezza. Io conosco Giovanni Caprio perché io sono un funzionario della regione, lui è stato per il capo segreteria di un assessore regionale in un periodo brutto per lui, brutto per me. Devo dire che l'unico funzionario dichiarato da lui con il quale lui non è riuscito a fare breccia sono stato io, rispetto a certe cose, alle cose regionali. Poi dopo ci siamo invece quali d'accordo, eccetera. Ringrazio pubblicamente Giovanni, perché questo lavoro, questo che voi vedete, è frutto di Maurizio, lo sto dicendo, è frutto di Maurizio e di altri attori, ma parte da Giovanni. Lui, Giovanni, è il capo espiatorio di un po' tutta questa storia. Rispetto a me, io parlo a nome del Viva Pesantissima Annunziata. Lui è il nostro consigliere, è il nostro referente per quanto riguarda la parte istituzionale, ci dà veramente un conforto forte. Diciamo che uniamo le forze e insieme a lui riusciamo a fare le cose. Se siamo qui oggi è grazie a voi tutti, grazie agli attori, grazie a Maurizio e grazie anche a Giovanni, perché anche se più volte io e lui ci siamo su questa cosa del nostro teatro, parlo da Demigio Valone, insomma un po' perché è partito in un certo modo, eccetera, ma come vedete riusciamo poi a fare le cose, e queste cose che vanno sul mercato, che vanno per il pubblico, che vanno per il Golfo, è solo bello, è crescendo da 3 anni a questa parte, questo è il quarto anno, è vero, diciamo, non ci sono problemi, invece non sono tanti, ma non li superiamo con queste cose, perché questo ci aiuta a superarli. Vi dico grazie a nome dell'Annunziata, a nome del CDA dell'Annunziata e a nome di tutti noi operatori, grazie a voi, voi siete operatori insieme a noi, questo è quanto. Grazie. Devo dire che stava andando meglio prima di intervenire. Detto questo, darei poi la parola per eventuali domande o comunque critiche, suggerimenti, proposte, qualcosa. Io poi devo dirvi, Simona, aiutami, che poiché abusiamo
parlo di ringrazio, cioè noi godiamo di permanente e buona stampa, grazie a voi, l'accensione dei nostri confronti è quasi quotidiana, subite le angherie quotidiane di Simona Giunta che vi bombardano di comunicati stampa, e quindi in qualche modo vogliamo continuare a massacrare, dopo se ci possiamo accomodare e stare un po' insieme anche in un momento un po' più quotidiano. E passerei a voi la parola per così le vostre domande sulla stagione, oppure le vostre riflessioni in ordine alle cose che avete sentito. Prego. Volevo sapere perché. Dunque, con il festival. Io non ho voluto fare la domanda, faccio le tante polemiche. Allora, noi abbiamo provato. No, specialmente adesso che abbiamo provato. Sì, abbiamo provato. Noi abbiamo avuto un contatto circa un anno fa con il delegato alla cultura di Minturno, perché esiste, ma non c'è l'assessore. Ti ricordi come si chiama? Bruno. Esatto. E volevamo iniziare un percorso, abbiamo avuto qualche difficoltà a organizzarlo. Così come abbiamo provato più di una volta, ma non ne vogliamo, di contattare la sovrintendenza per quanto riguarda il teatro romano. E per due anni di fila ci è andata a buca, nel senso che volevamo farlo già l'anno scorso prima dell'estate, poi quest'anno non siamo riusciti a concretizzare, ci proveremo ancora. Facciamo un primo tentativo di mettere insieme Formia Gate e Minturno con il Formia Festival, perché all'interno del programma del Formia Festival noi mettiamo anche con due iniziative. Allora, un convegno sugli archivi mentali, esatto, che realizziamo insieme agli amici del libro di Minturno, la Biblioteca Raus, Centro Marini, Interonus, eccetera, e poi c'è proprio il liceo, esatto, di Alberti, che sarà sede di un convegno e di un cineforum, e c'è Giuseppe che modera. E quindi sono tentativi, nel senso che non ci potremmo provare per allargare, cioè per fare sì che il gruppo sia in qualche modo coinvolto in questa città. È anche difficile portare le persone dentro, sono difficoltà che si incontrano quando si fanno queste cose, sì, non è vero, devi stare dentro. Forse è stata l'apertura del teatro Sessato, c'era un contenzioso altissimo sul problema del palco scelto, quindi già sbloccata questa cosa, può darsi che sia. Si poteva proporre negli anni precedenti, perché non si era proprio un'attività. Infatti il spettacolo c'è un problema della comprensione della classe di Minturno, soprattutto sulla gestione dei soldi, cioè è una macchina enorme che viene messa in moto, noi ci abbiamo parlato della regione portando lì tutti i bambini, è una macchina infernale, quindi insomma non è così semplice, ma non con giustamente ci proveremo. Ascolto come abbiamo fatto la missione a te. Quando ti vai a imbattere sulla gestione pubblica, quel teatro lì è un teatro che è costoso, è molto funzionale, non devi mai trovare, esatto, ti trovi in fronte al costo, solo di cosa di persone, poi sappiamo quanto stai scrivendo lì, allora la nostra idea era, essendo IPA un ente pubblico, riuscire a trovare una sorta di canale, una convenzione che in qualche modo potesse agevolare questo meccanismo, perché se ci manteniamo invece sulla gestione l'ICI della solidarietà diventa complicato, proprio è costoso, è faticoso, devi mettere d'accordo, cioè. Prego, sì. Sì, come si può integrare in questa serie di iniziative che si svolgono in California, di Gaeta, cioè l'auditorium di Vittorio Foma, che a parte i concerti molto apprezzati e poi il festival di Adam Vittorio Foma, per il resto mi sembra una struttura che non è che abbia un decollo e una linea, non lo so. Ti ringrazio, dovrebbe risponderti il sindaco, l'assessore, però se prova ci proviamo. Perché i rapporti. Certo, ci proviamo. No, dunque, noi sono due anni, diciamo da quando si è insediata questa amministrazione, noi abbiamo chiesto al Comune di Formia di darci una mano anche nella gestione del teatro dei Vigiopoli.
perché il Comune di Formia ha necessità di utilizzare il teatro anche per l'attività che vuole mettere in piedi, e quindi volevamo avviare un rapporto. Il Comune di Formia ci aveva detto sì, così facciamo entrare all'interno del progetto dei teatri uniti anche il FOA. Aveva previsto un contributo per la gestione di due teatri all'interno di questo progetto. Noi sappiamo che il contributo è stato inserito nel bilancio, però non abbiamo atti, non abbiamo avuto ancora né formalizzazione di questo, né gli atti, perché oltre al contributo, che è fondamentale, però è soprattutto il discorso di instaurare un rapporto attraverso atti formali, perché gestire un teatro comporta tutta una serie di problematiche straordinariamente onerose e anche diciamo qualche rilievo dal punto di vista della responsabilità. Cioè, non è che si mette a disposizione del pubblico un teatro senza avere tutti i requisiti della sicurezza, i responsabili della sicurezza e così via. Quindi sappiamo che quindi, il Comune ha fatto un passo importante, ha inserito nel bilancio di previsione, approvato con un po' di ritardo, perché è stato approvato penso a giugno, se non l'ha errato, ha previsto un contributo. Con questo contributo il Comune di Formia vorrebbe poi diciamo, inserire all'interno del circuito del progetto dei teatri uniti anche il FOA. Quindi noi prenderemo in carica nella gestione anche quel teatro che sostanzialmente, secondo una nostra prima riflessione, poteva essere una struttura sostanzialmente da adibire alle scuole, alla musica, diciamo all'attività concertistica e così via. Però aspettiamo che il Comune traduca tutto questo in atti, vediamo cosa c'è in quegli atti. Al momento siamo fermi così. Nel Formia Festival invece il Comune coinvolge anche l'auditorio, dovranno sistemare un po', mettere la posta e così. Sì, ma non è lungo. Abbastanza un po' avendo loro prima di approvare il bilancio non potevano mettere in piedi diciamo nessun atto formale senza l'approvazione del bilancio. Poi l'hanno approvato e poi molti dirigenti poi sono andati un po' in ferie, luglio e agosto, sono sempre quei mesi. Poi insomma, in un comune si lotta con tante cose, quindi c'è stato pure un po' di problemi dal punto di vista, non lo so, insomma, di amministrativi, ma poi insomma, quindi capisco che ci sono un po' di ritardi, ma insomma, sono un po' di anni, diciamo. L'importante è che noi con l'autunno riusciamo anche a chiudere questa parte qui, perché io mi rendo conto che quella struttura inaugurata un anno fa è stata usata una decina di volte durante questo anno, però come tutte le strutture, se noi abbiamo i luoghi, se noi abbiamo il teatro, abbiamo la città, il teatro, la piazza, i luoghi della città. Allora, il paradosso è avere i luoghi e poi tenerli chiusi, diventa, questo diventa brutto, no? Però il teatro, se non ci si mette l'aria condizionata, quello a cui dire, se sta toccando, non c'è la di Formia occupa sostanzialmente poi, e noi abbiamo anche proposto un'alternativa, si tratta di concordare, realizzare, concretizzare l'alternativa, mandata via la banda che trova la sua collocazione altrove perché ha bisogno anche di una serie della banda, noi recuperando e poi si recuperano anche i bagni perché lì è il tutt'uno. Dopodiché anche il problema della climatizzazione non è così difficile, si può tranquillamente, già abbiamo già previsto, è possibile in pochissimo tempo anche installarla con un meccanismo semplice e quello si risolve. Il problema che ha l'auditorium è soprattutto legato probabilmente ai posti
disponibili, perché non sono tantissimi. Quanti posti? Allora sono 150 sedere, loro dicono 100, 195, possono essere stesi fino a 195, quindi è un po' piccolino, ecco perché noi pensavamo a concerti, scuole, perché diventa una struttura che puoi, diciamo, con questo tipo di possibilità di pubblico facilmente utilizzare. Fare spettacoli che diventa già di principale piccolino. Noi abbiamo, per cui noi dovremmo anche qui fare una riflessione. L'assessore da dire, mi dispiace, ma per esempio che noi abbiamo un teatro che ha una capienza importante che dovremmo utilizzare tutti di più. Quindi questo, che poi noi ci sforziamo a fare la sinergia, ma se non ci aiuta qualcuno, da soli si faccia fuori, perché noi dovremmo usare molto di più il teatro Anson, perché ha una capienza maggiore. Esatto. E quindi diventa il teatro che tu puoi fare grandi eventi, eccetera. E poi dovremmo usare il teatro di Vince Paolo, il teatro Bertolt Brecht e il FOA per le cose un po' più settoriali, un po' più di nicchia e così via. Naturalmente per fare questo però, oltre alla nostra buona volontà, c'è bisogno di una sensibilità delle due amministrazioni comunali che fanno ancora fatica a passare dal campanilismo all'integrazione e anche un po' di aiuto in tutti i sensi, perché se no non ci si riesce. Senti, volevo dare la parola a Gennaro Cinque. Ok. Che sì, sì, è là dentro. Il nostro padre. È stato amministratore da una cultura. Ma io dicevo, siccome ho sentito il fatto del presidente del primo consorzio culturale della provincia di Latina. Sì, per 5 anni. Il problema è questo, quanto alla capienza. Bertolt Brecht ha fatto un'operazione intelligente perché ha creato un cartellone dimensionato alla possibilità di avere un suo pubblico, cosa che alla quale non si pensa mai, perché in Italia il problema è proprio questo. Grandi teatri, Argentina, eccetera, fanno dei forni tremendi pur non vendendo biglietti, ma regalando biglietti, affrontando spese enormi, mentre invece in Francia, Parigi, ha fatto il teatro della Huchette, che è un teatro piccolissimo, io ho visto dove l'UNESCO ha fatto lavoro lì. Perché ha pensato a fare grandi teatri, ma Parigi ha, non so se ha 2 milioni e mezzo di abitanti. No, di più, molto più. Vabbè, insomma, dico, c'ha un bacino di utenza enorme, ma io posso, conosco meglio la situazione polacca, perché lì ci sono città piccole, che hanno 1 milione di abitanti e hanno 30 teatri. I quali 30 teatri sono fatti così, uno è grande e gli altri sono piccoli, e lavorano in questa visione editoriale. Di fare questo, aver fatto il teatro, ecco, quella dimensione e così via, ma poi alimentarlo. E alimentarlo significa fare una politica per farsi un progresso. Ecco, non è ma detto ciò mi sono ricordato una cosa, che voglio dire così, stemperiamo un po' quest'anno un po' burocratico. Noi abbiamo portato fuori ai tempi d'oro, quando c'era la Tiglie, Friedrich Dürrenmatt, uno dei più grandi autori teatrali che io ho conosciuto personalmente, anzi, stavo lavorando per fare l'esposizione del tedesco, lingua che conosco appena, insomma, la mastico, all'italiano, Achterloh aveva scritto, un lavoro bellissimo. Quando è arrivata a Formia, il sindaco di allora,
mi ha chiamato, mi ha detto, senti, ci andava qui, scusi, a proposito di un po'. Questo si chiama Friedrich Dürrmann. Allora ha cominciato a fare gli esercizi. Chiamano Federico Dürrmann. E ma Dürrmann è difficile. E ma di voi, da me ci sono stati. Fa come ti va. Insomma, dopo tutto questo, grande riunione qui alla biblioteca comunale, Friedrich Dürrmann si avvicina a noi, mi ha fatto due gaffe, una peggio dell'altra, perché ha detto, qua c'è uno scenografo, un po' così. Poi Friedrich, ci stavano di volta di critici teatrali italiani. C'era tutto un ricordo della sera, a quella tempo, sono rimasti tutti sgomenti per questa uscita. Allora, dico qua, adesso a parte le cose, a parte le cose allegre, il problema di Formia è questo. Formiamo una tradizione teatrale che risale addirittura al periodo prima del fascismo. Alla ex casa del fascio si facevano lavori teatrali, ma soprattutto operette. Il problema della capienza e della possibilità di sviluppare la danza, che è importante perché è uno dei rami nati insieme al teatro, ecco, perché come rito, cioè questa parte rituale è nata in teatro ed è nata. Il problema è che in Italia è però da 2-3 secoli, forse un po' di più, nato il cosiddetto melodramma, che è una cosa importante italiana, è stata mandata in tutto il mondo, però assorbe, diciamo, noi tre quarti, quasi la totalità delle risorse, che là sono le massime, le... Quindi la questione poi di alimentare il teatro in prosa diventa difficile, ancora più difficile perché hanno creato quel carrozzone che si chiama teatro stato. Ecco, insomma, vita teatro. Non so se ci sono ancora riflessioni, domande, eccetera, ci spostiamo in due monete. Io dicevo prima, se ci sono anche domande rispetto al Formia Festival, c'è anche qui la dottoressa Velotti, se avete in attesa di fare poi un incontro pubblico con il sindaco e per presentare ufficialmente il Formia Festival, se volete qualche anticipazione siamo qui, oppure ce ne andiamo a tavola per continuare a parlare. E forse è meglio, grazie. Grazie ancora. Diciamo che ho parlato troppo. Voglio subito esprimere la mia soddisfazione perché non era, l'ha detto Maurizio all'inizio, non era sicuramente pensabile qualche anno fa che non funziona questa sera, una sede che comunque ha un suo prestigio, come il Teatro di Giacone, ma a parlare anche di programmazione integrale, Festival del Novecento, in una città che, vorrei ricordarlo, io vedo molte persone giovani e raccontare qualcosa della storia di questa città, scusate, mi fa sempre molto piacere, una città che aveva alla fine dell'Ottocento un teatro, la sede del teatro era l'attuale sede della Biblioteca Comunale, della Banca San Paolo, Banco di Napoli, che fu distrutto dalla guerra, era un teatro comunale, attivo alla vita comunale, che negli anni, anche negli anni diciamo non belli del fascismo, degli aspetti, se volete, di vita democratica e di tante altre cose, però a Formia, per chi legge un po' la storia di quel periodo,
arrivavano con quegli teatrali, eravamo favoriti da vedere una stazione che collegava praticamente Roma e Napoli, la città, quindi ovviamente questo ci favoriva, avevamo la viabilità che ci permetteva collegamenti veloci. Bene, subito dopo la guerra la programmazione della città è stata rivolta più a risolvere altri problemi e questo si può anche comprendere. Quello che non era comprensibile, perché siamo dovuti arrivare alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, per cominciare a parlare di riavere un teatro, questo, che noi un teatro ce l'avevamo, era il teatro da Museo, che era più o meno della dimensione del teatro Ariston, tanto per intenderci. Molti di voi non lo conoscono neanche, sono anni dopo. E una scellerata politica dell'amministrazione di allora ne consentì una sorta di trasformazione in riviste, uffici, appartamenti, altre coppie, che tolsero a forma un unico teatro esistente. Rimaneva questo, diciamo, cinema. Per noi questo è sempre stato il cinema, si entrava di qua, si scendeva per tutte le scalette, che a un certo punto fu chiuso perché, essendo al di fuori di qualsiasi norma di sicurezza, l'allora affittuario, che era uno dei fratelli Rubino, prima di lui è famoso Giovanni Paolo, che mi ha citato, ha detto sì, che però era un uomo molto attivo nel campo del cinema, un uomo che aveva a Roma rapporti importanti nel campo del cinema, quindi noi a Sonia vedevamo buoni film, vedevamo qui l'estate, vedevamo l'Arena Miramare, insomma. Era una città sicuramente diversa per quegli anni, poi questo si è totalmente offuscato. Ora, io spero che si sia ripreso un circuito invece virtuoso, in cui cominciamo ad avere nuovamente le strutture. Io su questo mi sono molto battuto, ma non lo dico per rivendicare a me qualcosa, io dico che su questo, diciamo, l'impegno ha determinato un cambiamento di asse. Oggi ne sono più discute che queste cose servono, ma vi assicuro che qualche anno fa si discuteva sull'identità di fatto. E questo investimento, fatto bene, Piero ha ricordato, questa è stata una vera e propria, anche se volete, tra virgolette, pazzia, perché questi sono gli ambienti sostruttivi di una importante villa romana del primo secolo avanti Cristo. Quindi immagina, questo è il punto forte, la villa stava sopra, infatti, approfitto per dirlo, la direzione di Libro lo sa, su questo lato, qui proprio su questa parete, sono emerse bellissime concamerazioni affrescate che abbiamo già in parte messo in sicurezza, e la Regione ci ha concesso un finanziamento di 250.000 euro, in cui noi vogliamo completare anche, non so se voi l'avete mai vista, questa parte posteriore, che è molto bella dal punto di vista archeologico e che potrebbe diventare foyer del teatro, no? Ma la parte del teatro dove si ci trattiene, dove si fa un po' di chiacchiera, ma insomma, sarebbe bello avere un teatro tra i resti e le rovine di una vecchia villa romana. È stata una follia, è costata anche tanto, io lo riconosco, sì. Però guardate, io non credo che noi avremmo un teatro, sì, questa cosa. E devo dire che questo teatro, io lo racconto sempre perché mi piace poi distribuire i meriti, mi sembrerà strano, come io dico, detto da me, ma un merito ce l'ha Storace. Dice, ma come, che c'entra Storace? Lo racconto io. Questa, come si chiama, adolescenica, qui non si poteva fare, perché questa adolescenica è fatta in deroga a tutte le leggi urbanistiche esistenti. E cioè, siccome stiamo al di fuori dei 300 metri dal mare, infatti, poi queste cose qui naturalmente nel pubblico devi sempre stare attento a fare tutto, poi i privati fanno insomma delle schifezze, trovano nuovi canali con cui le risolvono. E io mi ricordo che ne parlai con Storace, gli dissi, guarda Presidente, noi abbiamo
questa necessità forma un teatro, ripeto, fascistissimo, però io lo racconto, sapete, mi disse, io ti farò avere questa autorizzazione. Questo si è accaduto. Per cui io un giorno stavo in comune, lui mi fa una telefonata e mi dice questo momento. Ah sì, ricordi quella cosa, te l'ho approvata in giù. Io lo racconto sempre perché anche la persona che voi non ti aspetteresti che possa uscire una di voi. Ma non per la persona in sé, per quello che era presente. Fatto questo siparietto, che visto che siamo in ambiente teatrale, io spero sempre che non abbia mi scritturi anche me. Io ho un ruolo per lei. Ho sempre desiderato farlo, nessuno mi ha mai come dire, scritturato. Non costa, lo faccio tutto gratuitamente. Il punto vero era dotarsi di struttura. Allora, con Piero ha dato anche meno, perché all'inizio idrogenatia, io lo ricordo sempre, perché se non ci fosse stata la buona volontà di Italo, questa cosa non ci sarebbe, abbiamo fatto tante cose per poterlo mandare avanti, poi quando è arrivato Piero siamo riusciti anche a chiudere, perché se non lo vedevamo io penso che questa cosa qui non sarebbe, sarebbe ancora appesa. Il problema della struttura è fondamentale. Quando noi dicevamo senza struttura non è possibile, io me ne resi conto da una banalità. Noi nel 94-95, a parte il piccolo grande teatro Black, riuscimmo a trovare la soluzione dentro la scuola pubblica. Ma il ruolo, per esempio, era svolto l'officina culturale, era la sala consigliare di Bologna, abbiamo spostato la sala consigliare in sala di Bo, tra l'altro approfitto per dire che per 2 o 3 settimane la riapriamo, è stata completamente sistemata, ma quello è uno spazio per le attività teatrali, ottimo, perché è una grande scena, ci vanno una 50 di persone, sulla gradinata è perfettamente coibentata, è al centro della città, non si può dire di meno. Allora voglio dire, il ruolo che svolgono le strutture è fondamentale. Il teatro è sicuramente la parte centrale, il Bertolt Brecht è ormai un'istituzione intoccabile nella città di Formia. L'auditorio Foa, credo che debba ancora esplicare tutta la sua potenzialità. Guardate, spero che tra non molto si possa trasferire la banda in un altro locale. Ci recuperiamo tutto il foyer che adesso la banda ospita. La banda è un grande, diciamo così, una grande ricchezza della città. Adesso l'abbiamo, diciamo, anch'essa iscritta nel bilancio comunale, in un capitolo di bilancio apposito, il bilancio se ne ricorda le battaglie fatte, per dare, perché poi se non fai queste cose, le cose non esistono, mai, se non le scrivi banda nei bilanci comunali, se non la fai diventare banda cittadina, quelle cose non esistono. La banda svolge un ruolo fondamentale, noi speriamo anche di ampliare addirittura l'organizzazione modulare di Torre Foa, e la cosa che Giovanni non l'ha detto, ma io lo voglio dire perché è opportuno che si sappia, che noi siamo talmente soddisfatti di come stanno andando le cose sulla programmazione culturale di questa città con l'apporto dell'IPA, che noi abbiamo stipulato una convenzione con l'IPA che avrà un apposito finanziamento per gestire tutte le nostre strutture. Noi abbiamo delegato a chi ci sta già dimostrando che le cose che sa fare, le fa bene, anche la gestione dell'auditorio insieme alle altre strutture. Certamente chiediamo in cambio alcune cose, nel senso che ovviamente che a ogni giovane, se l'amministrazione vuole fare iniziative, chiederà di poterlo fare, però le sinergie che abbiamo messo in piedi, ecco, tra IVA e amministrazione comunale sono secondo me l'aspetto in questo momento più importante e più rilevante, che certamente ci dovrà caratterizzare anche in futuro. Giovanni ha ragione, io non sono
un tipo facile, però lui non si racconta. No, io nella mia unica settimana di vacanza passavo un giorno in montagna, credo il 19 o 20 di agosto, mi è arrivata una mail, ce l'ho ancora conservata, in cui, voglio dire, tra parolacce, anatemi e via proseguendo, tanto che ho preferito non chiamato te come incontratore della situazione. Però vedete, forse bisogna anche dire che le persone vere sono così, non sono finte, non sono. Può anche scaturire del bene. Apprezzo che si stia facendo uno sforzo per inserire danza e musica. Io ho detto, in una discussione avvenuta nella pinetina di Girillato, quando si parlava di teatro, che noi dobbiamo anche uscire a Foglia da una cultura importante, perché quasi non ci fosse stata, che però non può essere caratterizzata solo dal teatro. Ci sono altre discipline artistiche altrettanto importanti che dobbiamo. Io mi auguro che noi curiamo con la stessa competenza e con la stessa capacità con cui stiamo curando il teatro. E la danza e la musica sono stati un po' negletti fino a questo momento, e ritengo invece che dobbiamo dare spazio anche a questo. A fianco a questo, il Festival del Novecento si propone anche di favorire altre modalità di relazione culturale, la filosofia, la storia. Tutto quello che poi, insomma, sostiene anche le discipline più strettamente culturali. Sono le discipline culturali non vivono sospese per aria e scollegate dal mondo, vivono dentro un filone culturale che deve essere continuamente alimentato, sostenuto. Quindi il Festival del Novecento, per intenderci, vuole poi alla fine diventare quello che è il Festival della Mente, quello che è il Festival della Filosofia, quelli che sono i grandi festival che in questo momento in Italia noi abbiamo utilizzato. Naturalmente siamo partiti da quello che è una caratteristica di questo territorio. Vedete, Vittorio Fo è stato uno dei grandi personaggi della politica e della cultura italiana del Novecento. Vittorio è vissuto in questa città per tantissimi anni, ma non solamente perché ci veniva a passare il fine settimana. Quando io dico vissuto, significa dire che si è immerso dentro questa città, ha voluto conoscerla fino in fondo. Qui dentro ci sono tante persone che come me lo hanno conosciuto bene, lo hanno frequentato, e sanno quale amore avesse per la città di Foggia. Per cui, oltre che dargli la cittadinanza onoraria in occasione del suo 90° compleanno, abbiamo ritenuto anche necessario ricordarlo con questo festival. E siamo convinti che questo festival negli anni crescerà, perché già quest'anno abbiamo avuto una infinità di adesioni, abbiamo avuto, se si pensa che sono vari settori in concorso tra di loro, abbiamo avuto numerose proposte, quasi 100 proposte, pensate, dall'Italia e dall'estero. E quando ti cominciano a mandare le loro proposte dall'estero, vuol dire che tu sei riuscito sostanzialmente anche a creare dei link che poi ci torneranno utili nei prossimi anni. Quindi io volevo chiedere anche a tutti voi uno sforzo per aiutarci in questi 18 giorni, perché la riuscita del festival è sostanzialmente l'affermazione di una dimensione culturale della città. L'affermazione della dimensione culturale della città è poi il sostegno a tutte le cose che noi insieme stiamo pensando di fare. Questo è il motivo per cui stasera sono qui da voi, perché non solo personalmente, ma testimoniare che l'amministrazione punta su queste cose per lo sviluppo di Foggia. Non c'è una formia che fa altre cose e poi c'è questa che interessa. La formia che interessa tutti passa anche da qui dentro, e se qualcuno ancora non l'ha capito dobbiamo fare uno sforzo per farlo capire di più. Io vi ringrazio moltissimo di aver ascoltato questa
verbosa mia, come dire, queste considerazioni, però ritenevo utile farle e vi assicuro che almeno per quanto riguarda me e la mia amministrazione, non tutto ciò vogliamo essere non solo vicini, ma vogliamo essere propulsori di un cambiamento di modello in questa.